La Samp si prepara alla sfida di Coppa UEFA di giovedì sera con alcune buone notizie. Una su tutte è il rientro in gruppo di Capitan Palombo, che ieri si è allenato con la squadra per la prima volta dopo due mesi. Adesso Walter Mazzari può contare su tutta la rosa, fatta eccezione per il solo Padalino, ancora alle prese con il guaio muscolare rimediato nella gara di Marassi contro il Lecce. I rientri di Bellucci prima, Campagnaro poi e Palombo adesso danno più respiro alla scelta del tecnico livornese, che già dopo domani starà di fronte ad un impegno prestigioso, dovendo però fare i conti con il campionato, che mette a calendario la trasferta di Cagliari non più tardi di domenica. Abbiamo fatto solo una partita, ma siamo entrati con merito nel gironcino, si chiama così. Abbiamo fatto una grande partita anche fuori casa, ora c'è ancora da fare bene, a cominciare da giovedì nelle altre partite. Siamo in un periodo di ottima forma, però sappiamo che il derby è una partita a sé, dove i valori si azzerano, è una partita a sé stante. Quindi noi adesso pensiamo al Cagliari domenica, giovedì, anzi alla partita di Coppa UEFA, che noi ci puntiamo molto, e poi penseremo al Cagliari e al derby ancora c'è tempo. Sampdoria-Stoccarda è dunque alle porte con la notizia dell'esonero del tecnico dei tedeschi Armin Weh, in seguito al 4-1 rimediato in casa del Wolfsburg nell'ultimo turno di Bundesliga. La panchina è stata affidata al secondo di Weh, Rainer Wildmeier. Contro lo Stoccarda, calcio d'inizio giovedì sera ore 20:45, arbitrerà lo sloveno Damir Skomina. Stefano Lucchini non si fida della situazione e vuole affrontare l'incontro di giovedì con il massimo impegno, anche perché in caso di vittoria la qualificazione ai sedicesimi sarebbe davvero ad un passo. Certo, ci sarà da fare i conti tra gli altri con un certo Mario Gomez, brutto cliente per tutte le difese del mondo. Diciamo che da quando era uscito il girone avevamo già capito che sarebbe stato un girone parecchio difficile ed equilibrato visto il calibro di tutte le squadre. Siamo andati a fare un risultato importante a Belgrado e sappiamo che adesso per cercare di centrare meglio subito la qualificazione dobbiamo fare una partita importante giovedì per cercare di portare a casa punti pesanti e diciamo mettere un passo per la qualificazione. Studieremo la partita perché siamo abituati in questo modo. Conosciamo tutti Gomes perché ne sentiamo parlare e abbiamo visto i gol negli ultimi anni, quindi sicuramente sappiamo che hanno un attacco importante e forte, però dalla nostra parte non dobbiamo avere paura di nessuno e cercare di fare la nostra partita cercando di fare le cose che sappiamo e stando molto tranquilli. Intanto sale la febbre per il derby, distante ormai poco più di una settimana. Per la vendita libera, che partirà venerdì, restano disponibili soltanto tribuna inferiore e settore 6, esauriti infatti distinti dalla tribuna superiore riservata ai tifosi blucerchiati. Non vedo l'ora perché tutti mi hanno detto che il derby è il più bello del mondo e quindi non vedo l'ora di vedere i nostri tifosi, di vedere, di poter festeggiare. Sicuramente se si gioca bene si può fare un buon derby e si può dare una certa continuità di vittorie. Sinceramente guarda, non vedo proprio l'ora. Chiudiamo con la consueta rassegna dei risultati del settore giovanile. Si rialza la primavera di Fulvio Bea, brava a vincere 2-0 sul campo del Piacenza con doppietta di Ferrari. Non fanno più notizia invece gli allievi nazionali di Tufano, ancora una volta in grado di prendere i 3 punti in casa della Valenzana per 1-0. 1-1 per i giovanissimi nazionali di Pertusi, avversario era la Juventus, mentre i 1995 regionali di Casagrande battono 3-0 la Rivarolese. Per il classe 96 invece successo di misura sull'Amicizia Lagaccio 1-0. Riposavano gli esordienti, così come gli allievi regionali, e per quanto riguarda i pulcini, ultimi in ordine cronologico, l'avversario era lo stesso, la nuova San Fruttuoso. I 98 di Tuttino vincono 2-1, mentre i 99 di Cella pareggiano 2-2.